Buongiorno a tutti, eccomi tornata con un nuovo episodio su The Sims. Prima di giocare voglio farvi vedere i look che ho modificato a Tommy, visto che nello scorso episodio l'abbiamo fatto passare di età. Voglio mostrarvi come ho cambiato tutti i suoi look, perché prima era veramente orrendo, non mi piaceva neanche un po', quindi vi faccio subito vedere. Lui è Tommy, passato di età, è un adolescente, avrà all'incirca 15 anni più o meno. Questo è il suo look quotidiano. Non ho tantissimi vestiti da uomo, mi sono accorta, quindi magari se riesco, se avrò voglia, andrò a scaricare qualcosina. Però al momento è vestito in questo modo: una canotta, jeans lunghi e all-star. Utilizzo sempre le all-star perché sono le mie scarpe preferite. Non gli ho messo i pantaloncini, anche se in realtà mi piace vestirli in base alla stagione attuale, perché non li avevo, quindi ho utilizzato dei jeans lunghi. Look formale questo, e ho utilizzato tutto materiale di The Sims, tutti i vestiti di The Sims, non c'è niente di personalizzato in questo look. Ho lasciato i capelli come li aveva quando era bambino, e alla fine ci assomiglia ancora molto, eccolo qui da vicino. Quindi per il look formale abbiamo la camicia con la cravatta, pantaloni più elegantini e scarpe più eleganti, appunto. Poi look sportivo, questa canotta super scollata, pantaloni della tuta e scarpe da ginnastica. Questo look devo dire che non mi dispiace affatto. Poi look da notte, così, molto semplice, in pigiama. Look da festa è questo, gli ho messo una maglietta tra virgolette sportiva, perché comunque è sempre un adolescente, dei jeans e ancora le all-star. E costumi da bagno, gli ho messo questo con le palme, che mi piace molto. Ma adesso iniziamo a giocare. Sinceramente non so cosa fare in questo episodio, non ho ancora deciso cosa fare. Pensavo di far trovare lavoro a Derek e utilizzare l'espansione vita al lavoro. E visto che su YouTube non ho mai utilizzato l'espansione al lavoro, che tra l'altro devo dire che non mi dispiace affatto, pensavo di far scegliere un lavoro a Derek e andare con lui al lavoro, giusto per farvi vedere come anche questa espansione, se ancora non la conoscete. E poi altra cosa importante, dobbiamo far passare di età anche Marco, perché più o meno ha la stessa età di Tommy, quindi sicuramente farò passare di età anche lui, se riesco lo faccio già in questo episodio. E poi è arrivato appunto un fratellino che ora non ricordo più il nome, non ricordo. Comunque magari anche lui possiamo farlo passare da neonato a bebè, giusto per velocizzare un po' i tempi delle varie famiglie. Quindi dai, per partire giochiamo con la famiglia di Giorgia e facciamo trovare lavoro a Derek. Giochiamo con Derek. Ed eccoci qua, li avevamo lasciati alla festa di compleanno di Tommy. Adesso mando Derek a casa e poi domani mattina ci mettiamo al computer a cercare un nuovo lavoro, anzi il primo lavoro, perché in realtà Derek, se non ricordo male, non ha un lavoro o ce l'ha? Ok, non ha un lavoro, perfetto. Ed eccoci qua, Derek sta mangiando le patatine. Però direi di andare a dormire, che domani è un altro giorno, devi riposarti per il tuo primo giorno di lavoro. Poi, se non ricordo male, ero andata anche a modificare qualcosina nell'appartamento. Non mi ricordo se ve l'avevo fatto vedere l'altra volta, comunque ho messo il televisore, il divano e da quest'altra parte ho messo una scrivania con il computer. Questa in realtà è la camera di Marco, che tra l'altro è ancora in piscina, no? Porta qua Marco subito. Porta qui Marco. Ho cambiato il lettino, ho messo il lettino da bambino, quindi vieni qui e dormi. E qua c'è la culla di Simone, ok, il bambino, il neonato si chiama Simone, non me lo ricordavo. Dopo lo facciamo anche passare di età, già che ci siamo. Adesso stanno dormendo tutti, acceleriamo i tempi, perfetto. Poi Giorgia, fai passare di età. Allora, altre scelte. Fai passare di età. Tra l'altro anche bisogno di essere cambiato. E voilà, Simone è passato di età. Ok, scegli un tratto. Per Simone facciamo
appiccicoso. Questi bebè timidi evitano i simi estranei e l'unità familiare si rattristano se vengono trascurati. Sviluppano ulteriormente le proprie abilità quando ricevono lezioni e si riprendono più velocemente se confortati quando sono di cattivo umore. Ok, facciamo appiccicoso. E tra l'altro, adesso che ci penso, siete sempre in tantissimi che mi chiedete la terza gravidanza di Jessica. Quindi in questo episodio potrei farlo, visto che adesso abbiamo Tommy adolescente, fra poco diventerà adolescente anche Emma, quindi una nuova gravidanza ci può stare. Dai, dopo lo facciamo. Ed ecco qua, lui è Simone con i capelli rossi. Nella prossima puntata andrò a cambiare i suoi look. E tra l'altro non ha un lettino, quindi dopo dobbiamo metterlo. Allora, direi di mettere subito il lettino e lo metto qua nella camera con Marco. Allora, cameretta, lettino, e mettiamo la macchinina che mi piace sempre molto. Facciamo questa verde e arancio. Ottimo. E metti a letto Simone e poi dormi. No, che bel pigiamino, una tutina, un pezzo unico, che simpatico, con gli occhietti. Perfetto. Ok, sono le 7 del mattino. Direi, Derek, alzati, fai colazione. Lezione sim sicuri. Derek è un sim sicuro. Questi sim si stimano e hanno spesso più fiducia in se stessi. Bene, molto molto bene. Dicevo, facciamo fare colazione a Derek e poi cerchiamo il lavoro su internet. Prendiamo il telefono, facciamolo mentre sta facendo colazione. Carriera, cerca un lavoro. Poi un'altra cosa che voglio fare tantissimo, ma in realtà ancora non ho fatto, è comprare un negozio. Questo però volevo farlo con Jessica e Mark. Quindi cerca un lavoro. Tra l'altro loro, Derek e Georgia, sono dei giovani adulti, mentre invece Jessica e Mark sono già degli adulti, quindi nel prossimo passaggio d'età diventeranno degli anziani. E poi dovremo salutarli. Comunque, bravo uomo di casa che lava i piatti, molto bene. Intanto tutti gli altri stanno dormendo. Ed eccoci qua. Allora, le carriere dove possiamo andare con l'espansione vita al lavoro sono detective, medico e scienziato. Dovrebbero essere soltanto questi tre, esatto, vediamo. Detective, vuoi essere quel tipo di agente che non è mai veramente fuori servizio? In tal caso questo è il lavoro giusto per te e abbiamo dei premi per incoraggiare questo stile di vita malsano. Sblocca abiti come la tua divisa della polizia da indossare come pigiama. Insegna al tuo adolescente una lezione preziosa per prendere 7 più facendogli indossare una tuta da prigioniero e trasformando la sua camera da letto in una cella di prigione virtuale, dotata di muri con sbarre di prigione e di una telecamera di sicurezza decorativa. Compra bonus, come bonus potrai tenerlo sott'occhio nel tuo specchio sim riflettente personale. Ok, medico. Chi non vuole essere responsabile della salute e del benessere di un altro sim? Un medico che riesce a fare carriera verrà premiato con oggetti come una lampada chirurgica con supporto e uno scheletro in scala reale per ravvivare la camera dei bambini. Come ulteriore incentivo potrai sbloccare camici ospedalieri e vestiti da paziente personali per giocare al medico in casa. Che bello, mi ispira un sacco medico. Poi abbiamo scienziato. Chiamata per tutti i cervelli, sei un tipo smanettone che aspira un giorno a indossare un cappello di carta stagnola e ad arredare il proprio studio con enormi serbatoi effervescenti. No, mi incuriosisce molto medico. Facciamo medico per Derek. Quindi lavora dal lunedì alla domenica, il giorno di riposo è il mercoledì e il giovedì dalle 7 alle 15 per 18 simeleon all'ora. Ok, dai, facciamo medico. Perfetto. E io ho saputo della tua amicizia con Mila, è piuttosto in gamba. Ok,
Derek lavora ora come medico tirocinante, quindi inizia come tirocinante presso Laboratori Simulacro e inizierà lunedì alle 7. Oggi è domenica. Facciamo una cosa, mando avanti tutta questa giornata, così andiamo subito al lavoro perché non vedo l'ora. Intanto che faccio passare questa giornata, sto già insegnando a parlare a Simone, a muoversi, così impara più velocemente, fai un discorsetto. Loda e poi lui ha bisogno di divertimento, quindi mordino e altre scelte amichevole, no, buffo, fai delle facce buffe, ottimo. Tra l'altro neanche Giorgia ha una carriera lavorativa, quindi cerchiamola anche lei, inizia una carriera e per lei direi assolutamente chef, decisamente, visto che a lei piace molto la cucina, regina della cucina ho scelto come aspirazione. Ed ecco qua, seleziona una carriera per Giorgia e abbiamo detto cuoca. Tutti sono capaci di preparare una cena o di mixare una bevanda a casa. La carriera culinaria è riservata a chi vuole raggiungere un livello superiore guadagnando denaro. Rami della carriera, chef e mixologa. Perfetto, direi che è perfetto. Ok, adesso mando avanti il tempo, che così mandiamo al lavoro Derek. Ok, ci siamo. Sono le 6:30 di lunedì. Derek fra poco inizia a lavorare. Sta andando in bagno perché se la sta facendo sotto. Ottimo. Poi tutto il resto è positivo. Sì, perfetto. Il turno ospedaliero di Derek inizia ora. Hai voglia di andare con lui o deve recarsi al lavoro da solo? No, partecipiamo e andiamo insieme a lui. Ed eccoci qua, orientamento clinico. Derek Black, benvenuto a una carriera vitale e gratificante nel campo della medicina. Siccome il lavoro ti è nuovo, concediti il tempo di familiarizzare con l'ambiente, le persone e le responsabilità fondamentali della professione. In futuro l'abilità, la dedizione e la passione di Derek nell'aiutare gli altri simili faranno fare molta strada nella carriera. Ok, allora innanzitutto guardate che bella la sua divisa. Il suo look da medico con la divisa da medico sta molto molto bene, non sembra molto contento però va bene. È a disagio, perché è a disagio? Schiena dolorante per il letto economico, aia, il materasso era duro come il cemento. Ok, scusa, hai un letto un po' scadente, te lo cambierò. Comunque, il lavoro finisce alle 15. Lavati le mani per sterilizzarle dai germi. La pulizia è essenziale quando si lavora con pazienti malati. Certo, saluta due colleghi e consegna il cibo a un paziente sul lettino medico. Ok, innanzitutto, beh, l'ospedale l'avevamo già visto quando siamo venuti a far partorire Jessica, quindi lo conosco già bene. In realtà io ho già giocato con questa espansione, però ve la faccio vedere ugualmente più nel dettaglio. Questo è l'ingresso, poi abbiamo le varie stanze, questa è la zona ristorazione e qua ci sono le varie stanze con i lettini per i pazienti, qua dove si partorisce, dove si fanno magari anche delle operazioni, e poi abbiamo vari strumenti da lavoro, altre stanze tipo degli uffici, e poi c'è un altro piano, sì, ma non c'è niente. Ok, quindi la prima cosa da fare è saluta due colleghi, perfetto, facciamolo subito. Allora salutiamo lui, presentazione amichevole, e poi presentiamoci anche con presentazione divertente con Giacomo. Ok, perfetto. Poi qua c'è anche la zona, la sala d'attesa, diciamo, con le riviste. Si può anche leggere, no, solo ammirare, ok. Quindi saluta due colleghi che abbiamo fatto, poi chiedi della giornata di un tuo collega. Ok, facciamolo. Altre scelte amichevole, chiedi della giornata. E poi sterilizza le mani, quindi vieni qua e lavati le mani. Perfetto. Chiacchiera con i colleghi. Beh, ci sono un po' di cose da fare. Perché è flirtante lui adesso? Mio Dio.
Ok. Ottimo. E poi consegna il cibo a un paziente sul lettino medico. Ok, vediamo se c'è un paziente, ma mi sa che non c'è nessuno. Ecco qua un paziente. Quindi consegna il cibo. Ottimo. È tornato qua a chiacchierare. Grazie. Possiamo anche visitarlo, facciamo una presentazione, anzitutto presentazione amichevole. Ok, fai uno spuntino fra una visita e l'altra. Ah, pure, esamina il paziente, vediamo. Discuti dello stato di salute generale. Poi fai una ricerca online sui rapporti sanitari. Ok, quindi forse qui. Fai una ricerca sui rapporti sanitari sul giornale medico. Perfetto. Ma lui ci sta provando con i pazienti, cioè fatemi capire cosa sta succedendo. Abbiamo un'altra collega. Lamentati del lavoro con un collega, ma sul serio. Presentazione amichevole. Poi c'è un altro paziente, dobbiamo anche visitarlo, direi. Cura il paziente, cura gli occhi spiritati con i farmaci. Consegna il cibo, esamina il paziente, discute dello stato di salute generale. Facciamo ancora questo. Cura il paziente, prescrivi farmaci per gas e risatine. Proviamo. Primo giorno di tirocinio, già prescriviamo farmaci. Vediamo. Ok, ha fatto qualcosa, boh, va bene. Quindi lamentiamoci anche con lei, amichevole. No, altre scelte. Discuti di lavoro, lamentati del lavoro. Vediamo cosa succede. Fai uno spuntino fra una visita e l'altra. Ok, andiamo a fare uno spuntino e la zona ristorazione era qui. Perfetto. Compra uno spuntino. Tramezzino, pasto precotto, dolcetto, bevanda gassata. Facciamo tramezzino. Perfetto, ok, si è lamentato, non è il massimo lamentarsi il primo giorno di lavoro, però vabbè, adesso compriamo il nostro tramezzino. Questo frigorifero è pieno di cose molto buone da mangiare. Dov'è che va adesso a mangiare? Poi chiacchiera con i colleghi, sistema il lettino medico. Chiacchieriamo un po' con i colleghi. Spettegola, no, racconta una barzelletta sui colleghi, discuti degli interessi, chiedi dello stipendio, aspettiamo un attimino per quello. Se sentite un rumore strano perché stanno facendo dei lavori qua vicino a casa mia, hanno iniziato adesso, quindi se si sentono mi dispiace. Comunque adesso l'ho mandato a lavarsi le mani per sterilizzarle nuovamente, ora deve discutere anche di lavoro con un collega. Ok. Vediamo, troviamone uno. Qui. E discuti altre scelte, amichevole. Chiede lo stipendio. No, altre scelte. Discuti di lavoro. Ok, poi sistema lettino medico, bevi una tazza di caffè. Sì, ma lui come compiti, cioè non deve servire curare i pazienti o comunque portarli a letto. Ma lei è Emma. Che cosa c'è Emma per essere venuta qui? Aiuta a recuperare una cattiva relazione e chiama da te cura il paziente. Occorre diagnosticare la malattia appropriata prima che il paziente riceva tale trattamento. Ok, ma fatemi capire, cioè, c'è la gente che sta aspettando, che ha bisogno di voi e siete tutti fuori a chiacchierare? Sistema il lettino medico non lo possiamo ancora fare? No, perché sono tutti qui. Dobbiamo assolutamente curarli. Sistema il lettino medico, ok, questo era disfatto, quindi facciamo questo.
Bevi una tazza di caffè. Ok, dai che manca poco. Vai a sistemare il lettino medico. Basta mangiare. E poi devi bere anche una tazza di caffè, che è sicuramente qui. Prepara del caffè. Ok, bello lavorare così, sempre dietro a mangiare, a far merenda. Molto bello. Vediamo come sistema il lettino. Bravo, ottimo, molto bene. Quindi abbiamo, ok, ancora, consegna il cibo a un paziente. Consegniamolo a lui, visto che ancora non gliel'abbiamo dato, se non ricordo male. Consegna il cibo e anche a lei consegna il cibo. Oh mio Dio! Lei sta decisamente male, decisamente. Questa giornata lavorativa mi sta volando, mi piace un sacco la carriera da medico, mi piace veramente molto. Fatemi sapere se a voi piace, se avete questa espansione e come vi trovate. Adesso beve il caffè, quindi ancora pausa, manca poco, quindi mi sa che per il bonus non riusciamo. Ancora chiacchiera con i colleghi. Oh vabbè. Dai, bevi ste tè, ste caffè, bravo. Hai bisogno di divertimento. Bevi ste caffè, cazzo. Ok, non ce la faremo mai, esatto. Il giorno lavorativo di Derek terminerà fra un'ora. Gli conviene concludere quel che sta facendo. Ogni giorno lavorativo può essere esteso una volta cliccando sul cronometro degli eventi. Ok, quindi... No, vabbè, lasciamo il lavoro in anticipo? Decisamente no. Adesso qua porta il cibo, perfetto. Scusate per questo rumore, mi sa che si sentirà di sicuro. Comunque... No, ma continuano a darmi incarichi, non ce la faremo mai, mai. Ho visto la pozzanghera prima qua, asciuga come una furia. Dai, dai, vieni. Perfetto. Ecco qua, lo sapevo. Fine del turno. Oggi Derek ha svolto un lavoro fantastico. Nel suo futuro ci saranno sicuramente promozioni e la salute della comunità. Bene, sono contenta. Giorgia inizierà a lavorare fra circa un'ora, ok? Ok, Derek è rientrato da lavoro. Ricreazione solitaria. Durante l'ultima ricreazione nessuno ha voluto giocare con me. Mi arrampicavo per conto mio. Se dovesse succedere ancora, cosa dovrei fare? Chiedi ad altri bambini se puoi partecipare. Parla con l'insegnante. No, proviamo a chiedere ad altri bambini se può partecipare. Ok. Il primo giorno di Derek è andato. Direi che con questa famiglia per oggi può bastare. Adesso passiamo alla famiglia di Jessica, così proviamo a farla restare incinta nuovamente per la terza volta. E poi vi faccio vedere anche come ho sistemato la camera di Tommy. E poi vi faccio vedere anche l'appartamento che avevo iniziato a sistemare per far trasferire poi la famiglia di Jessica. L'appartamento è questo. Nel piano di sopra avevo iniziato a mettere... Avevo preparato la camera per i bambini, però ho messo i lettini da bambini. Adesso invece sono praticamente... Tommy è già un adolescente, ma sicuramente lo diventerà fra poco anche Emma. Quindi dovrò andare a sistemare i lettini perlomeno. Magari possiamo anche lasciarli insieme, visto che comunque sono sempre bambini degli adolescenti. E poi devo finire la camera da letto, quindi nel prossimo episodio ve la faccio vedere. Adesso velocemente è questa, è molto più grande di quella di adesso, però mi manca tantissimo anche... No, questa era la primissima casa di Jessica quando è venuta a vivere da sola, non so se vi ricordate. Se vi ricordate mettete un bel pollice in su se seguite questa serie dal primo episodio. E questa invece era la seconda casa, anche questa mi piaceva molto, però adesso è completamente vuota e devo essere sincera, un po' il mio vecchio materiale personalizzato mi manca decisamente. Comunque vi faccio vedere la camera di Tommy come l'ho sistemata ed eccoci qui. Ciao Tommy, sembra grandissimo ma in realtà è soltanto un adolescente, ma sembra veramente grande. Poi perché è vestito così elegante? No dai, cambiati d'abito, cioè praticamente è grande come Mark. Cambi abito e mettiamo il look quotidiano e voilà, eccolo Tommy. È anche lui un po'
ha preso un po' il fisico del papà, ha un po' la pancetta in fuori, quindi dopo gli facciamo fare un po' di tapirulan, anzi facciamoglielo fare subito allenamento, ok? Intanto che lui fa un po' di allenamento vi faccio vedere come ho sistemato la sua camera, l'ho resa un po' più da adulto, se così possiamo dire. Ho messo due cassettiere, ne ho aggiunta una perché ho tolto l'armadio, questo letto, ovviamente il comodino, ho modificato un po', ho reso un po' più seriosa la zona della scrivania, computer, una bella poltrona super comoda, poi ho lasciato la tabella del coprifuoco perché comunque è ancora un ragazzino e poi ho messo questa libreria che secondo me ci stava molto bene con il colore della stanza. E poi che altro ho messo? E basta, mi sembra, si è attaccato qualche poster qua e là, e sì, aiuto, e sì, questa in sostanza è la nuova camera di Tommy. Adesso sta facendo allenamento, facciamoglielo fare anche con... Oh Mark, devi andare a lavoro, vai a lavoro! Stavo notando che Jessica e Emma sono tutte e due all'ospedale, volevo capire perché. Allora, passa il controllo di Emma, andiamo a vedere... Ed eccoci qua, Emma è all'ospedale. Ma perché? Che le è successo, Emma? È a disagio? Febbre eccitante. Emma la febbre, un febbrone da cavalli, non è certo un segno positivo. Ma davvero la febbre? Aspetta, dove stai andando? E Jessica pure? Jessica non ha niente però. Sensazione meravigliosa, un sim curato bene, un sim felice, ah, ok, è guarita, l'hanno praticamente guarita da poco. Povera Emma, oh mio Dio, ma è malata, ha la febbre, non puoi sederti qui. No, chiediamo allora al medico qui davanti, chiediamo a lei, vediamo, presentazione amichevole. Vediamo cosa succede. Cura la malattia con la medicina. Avendo una medicina ordinata da un computer è possibile curare i sintomi. Sì, lo so, però mi chiedevo perché era venuta all'ospedale. Altre scelte. Amichevole. No, ok, non c'è la possibilità di chiederle di farci... di curarci, no, non c'è la possibilità, quindi niente, guarita praticamente, quindi torniamo a casa. Intanto Tommaso è al computer, compiti a casa, deve fare i compiti, quindi Tommy direi fa i compiti e questo è il suo diario privato e rivivi i ricordi, vediamo cosa succede, rivivi i ricordi. Abbiamo anche Emma che è tornata dall'ospedale e sta bene, quindi adesso si mangia una bella fetta di torta al cioccolato. Libera lo scivolo per rifiuti, lamentati con il padrone di casa. Vediamo, lamentati con il padrone di casa, che succede? Giusto per avere altri problemi, visto che il nostro vicino di casa ci odia terribilmente. L'iPhone è più grande della sua faccia, pazzesco. Certo, sei in regola coi pagamenti, quindi darò un'occhiata. Ok, poi direi cerca di avere un figlio, proviamo. Cerca di avere un figlio con Mark. Perché non me lo fa? Ah, ok, ho capito. Per il copriletto, anche l'altra volta non funzionava, è vero. Aspettate che lo vado a cambiare. Mi ero completamente dimenticata di questa cosa. Togliamo il copriletto, forse così adesso dovrebbe funzionare, vediamo. Fai fichi fichi con Mark, esatto, sì, adesso sì. No, Tommy, cosa stai facendo? Poi ho sbagliato, era cerca di avere un figlio con Mark. Adesso cacciano Tommy, ok. Ciao, grazie, vai via da lì però. Ok, vincono i burloni, tutti i burloni hanno ricevuto... una bambola voodoo, fuochi d'artificio. Sì, vabbè, ma Tommy, vai via da lì. Aspettate. Facciamo andare qua. Vai qui. E presentazione. Ascolta la lamentela di Salim. Andiamo, dai. Intanto, Tommy, direi di esercitarti nella programmazione. No, stai andando a dormire, ok. Dormi.
perfetto. Comunque loro la hanno terminato. Jessica, vediamo, prova a fare il test di gravidanza. Fai un test di gravidanza. Yeee, yeah, si mangia per due. Congratulazioni Jessica, in dolce attesa per la terza volta ci sarà un nuovo arrivato nell'unità familiare. Bene, l'ha annunciato Mark e sembra... No, sta sgridando Emma. Perché? Emma, cosa è successo? Ok, hanno litigato. Comunque dai, direi che questo episodio può anche terminare qua, anche perché mi sa che è durato abbastanza. Abbiamo Tommy che sta dormendo e adesso andiamo a letto tutti perché sono le 2:30 di notte, oh mio Dio, tardissimo. E se questo episodio vi è piaciuto, come sempre vi invito a mettere un bel pollice su e vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo episodio. Ciao!